Siamo all'inizio del Novecento, in quel periodo chiamato Belle Époque. Grandi innovazioni tecnologiche e prosperità stanno andando all'Europa un periodo di pace e sviluppo che non si vedeva da tempo. Sul continente europeo oramai erano quasi 30 anni che non si vedevano grandi guerre e si pensava che la pace sarebbe durata a lungo. Nel 1900 a Parigi, cuore pulsante della Belle Époque, si tenne l'esposizione universale dove gente proveniente da ogni parte del globo poteva ammirare le ultime innovazioni tecnologiche. Anche i processi di industrializzazione avevano contribuito a portare stabilità e sviluppo. Ma purtroppo, entro pochi anni, l'Europa avrebbe dovuto sopportare il fardello di due guerre mondiali. Due guerre di una portata tale che le guerre dell'Ottocento sembreranno delle scampagnate. Ma ora spostiamo lo sguardo nel sud-est asiatico. Dove invece si stavano gettando i primi semi di quelli che anno dopo sarebbero diventate le due guerre mondiali. All'inizio del XX secolo, il Giappone dell'imperatore Meiji stava diventando una grande potenza sullo scacchiere asiatico. In poco più di 50 anni dall'uscita del suo periodo di isolamento culturale e diplomatico con il mondo esterno, avvenuta a metà del XIX secolo, 1853-1854, il Giappone si era trasformato da stato feudale agricolo a grande potenza industriale in grado di combattere una guerra moderna. Anche tutto questo anche grazie ai finanziamenti di potenze occidentali, quali gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Basti pensare che la flotta imperiale era praticamente stata interamente varata nei cantieri inglesi. Nel suo processo di profonda trasformazione, in Giappone furono adottati Costituzione e Codice di Stampo Europeo. In parallelo, la Russia dello zar Nicola II stava eh, perdendo prestigio e potere a livello internazionale e oltretutto stava crescendo al suo alterno una forte opposizione che, grazie anche a questo conflitto, sarebbe sfociata nella domenica di sangue del 22 gennaio 1905, preludio alla ben più cruenta rivoluzione del 1917. Questo conflitto da un punto di vista storico è molto importante e interessante, in quanto ci permette di comprendere meglio le dinamiche tattico-operative e strategiche di quelli che saranno i conflitti del Novecento. Anche per questa ragione alcuni storici hanno ribattezzato questa guerra World War Zero, guerra mondiale Zero. Inoltre è la prima volta che una potenza asiatica batte una potenza europea. Poi, grazie alle nuove tecnologie, la radio e il telegrafo e la presenza di numerosi reporter provenienti da ogni parte del globo, il conflitto avrà una risonanza globale. Era presente anche il famoso reporter italiano Luigi Barzini. Ecco un estratto di un suo articolo. E il 12 marzo, il rombo del cannone si fa ancora sentire, sebbene lontano verso il nord, ma la terribile battaglia si può considerare finita. Attorno alla sacra vecchia capitale della Manciuria è tornato l'antico silenzio. Anzi, una quiete più che mai profonda alita sopra i deserti fumanti rovine e sui distrutti villaggi popolati da una funebre folla di cadaveri senza numero. Gli assedi di Port Arthur e Mukden anticiparono gli orrori delle trincee della Prima Guerra Mondiale. Se non furono presentate grandi innovazioni tecnologiche furono perfezionate quelle esistenti: mitragliatrici, filo spinato e artiglieria. Mitragliatrici e filo spinato soprattutto si rivelarono fondamentali per la fase difensiva. L'artiglieria invece si rivelò fondamentale per la fase offensiva e veniva utilizzato per ammorbidire le linee avversarie prima dell'assalto frontale. Gli stati maggiori europei, pur presenti in gran numero con attaché al seguito degli eserciti convolti, non compresero appieno queste dinamiche. E diedero per buone le tattiche utilizzate dai giapponesi, quindi bombardamento di ammorbidimento delle linee con successivo assalto frontale non curanti delle perdite. Una dottrina eroica, ma completamente disconnessa dal campo di battaglia, che porterà agli orrendi macelli della prima guerra mondiale. Le industrie vengono convertite allo sforzo bellico, preludio di quello che sarà la guerra totale e le guerre totali del XX secolo. La Russia non mobilitò e impiegò tutte le sue forze. Il numero dei morti era più simile alla guerra dell'Ottocento che nella guerra del Novecento. Non si mirava alla completa distruzione dell'avversario. A modello delle guerre coloniali dell'Ottocento, la guerra non fu combattuta sul suolo dei due contendenti. L'isola dei morti, raffigurata nel quadro di Boklin, potrebbe rappresentare proprio l'isola di Sakhalin. Ed è in questa sperduta località che si vengono a verificare le prime contese territoriali fra russi e giapponesi. Il Giappone era due secoli circa che utilizzava l'isola come avamposto per la, per la caccia e la pesca. Nel 1805 arrivarono i russi, che occuparono la parte nord e la trasformarono in una colonia penale e i giapponesi sostanzialmente non reagirono. Quando il Giappone esce dalla sua fase di isolamento, viene costretto a firmare una serie di trattati nei quali l'isola di Sakhalin viene dichiarata neutrale. Ora che il Giappone cominciava a svilupparsi e, dimostrò, e cominciò a dimostrare anche apertura verso il resto del mondo. Ma questa fu un'apertura di stampo nazionalistico e concorrenziale e definì i trattati profondamente ingiusti. Il tempo passa e il Giappone comincia a guardare alla Corea come naturale sbocco alle sue mire espansionistiche e cerca di sottrarla dall'influenza dell'impero cinese. Nel 1903 i giapponesi, consci della loro forza e con l'appoggio della Gran Bretagna, un appoggio che gli era stato dato in visione antirussa, chiedono di rivedere i trattati che avevano stipulato all'uscita dalla loro fase di isolamento. Nello specifico chiedono ai russi il riconoscimento reciproco degli interessi del Giappone in Corea e della Russia in Manciuria. Per lo zar Nicola II sostanzialmente andava bene. Ma per proteggere gli interessi della compagnia del legname russa di Bezobrazov, che operava sul fiume Ialo, pose la condizione che la zona della Corea, al nord del 39 parallelo, sarebbe stata una zona neutrale, dove nessuno avrebbe potuto muovere eserciti. Questo fu preso dai giapponesi come un estremo affronto. Lo zar comunque non voleva una guerra, ma trattava con un senso di superiorità i giapponesi. Le scimmie gialle le chiamava. E diceva che non avrebbero mai osato opporsi alla Russia. Il 23 settembre del 1903 i giapponesi sono risentiti di come i russi trattano la faccenda e l'imperatore Meiji concordò che se fosse stato necessario il Giappone sarebbe entrato in guerra. Il 13 di gennaio i giapponesi fanno un'ulteriore tentativa per cercare di far rivedere i trattati. Ma i russi con arroganza neanche rispondono. Il primo di febbraio il capo di Stato Maggiore dell'esercito giapponese Oyama chiede permesso all'imperatore di poter iniziare operazioni militari contro i russi. Sosteneva che se bisognava fare una guerra con la Russia bisognava colpire forte e velocemente prima che i russi raccogliessero le forze. E comunque a suo parere le possibilità di riuscita erano intorno al 40-50%. Era inoltre convinto che la flotta imperiale giapponese avrebbe distrutto la flotta russa, ma a prezzo di gravi perdite, il 50%. Il 6 di febbraio l'ambasciatore giapponese lascia San Pietroburgo consegnando una lettera di rottura delle relazioni diplomatiche fra i due paesi. Il dado era tratto. L'8 di febbraio, senza una dichiarazione formale di guerra, la flotta giapponese attacca le navi russe a Port Arthur. Lo zar Nicola, venuto a sapere della notizia, è sbigottito, abituato com'era alla prassi diplomatica delle guerre europee, solo il 10 di febbraio arriva la dichiarazione formale di guerra da parte giapponese. Mentre tutti gli occhi del mondo si stavano puntando in quella zona, la compagnia del legno di Bezobrazov fallisce. L'affarista russo esce di scena e verrà ricordato come uno dei principali artefici di questa guerra. I giapponesi hanno bisogno di conquistare la superiorità in mare e occupare Port Arthur prima di spingersi in operazione terrestre in Manciuria. Togo e la sua flotta imperiale, suddivise in quattro squadre, si muove dal Giappone il 6 di febbraio. Il 7 di febbraio la flotta si divide in due il grosso della flotta con la prima, la seconda e la terza squadra si dirigono verso Port Arthur. La quarta squadra, con a bordo 3.000 uomini della dodicesima divisione di fanteria, si dirige verso, invece verso il porto di Cebulpo, oggi i Nella rada di Port Arthur si trovava la flotta russa del Pacifico, agli ordini del vice ammiraglio Stark, ed era composta da sette corazzate, sei incrociatori e una nave commerciale. Togo, prima del grande attacco a Port Arthur, ordina un'incursione preliminare con una squadra di cacciatorpedinieri al comando del capitano Asai. E così poco prima della mezzanotte del 9 di febbraio viene sparato il primo colpo della guerra. La squadra di cacciatorpedinieri lancia 16 siluri, ma riescono solo a danneggiare tre navi russe. Stark subito dopo l'attacco decide di far uscire l'intera flotta russa per affrontare i giapponesi in mare aperto, anche con l'aiuto delle batterie costiere. Ma il vicerei Alexiev è di diverso parere e ordina alla flotta russa di ritirarsi in porto. Nel trambusto delle manovre arriva il resto della flotta di Togo che da 8 km ingaggi i russi, ma con scarsi risultati. A questo punto, anche a causa del fuoco eh, di batteria costiera, Togo decide di ritirarsi. Finisce così il primo round. Intanto alla quarta squadra sbarca nei pressi di Cemulpo il reggimento della dodicesima divisione di fanteria. E rapidamente occupano il porto e il 9 di febbraio prendono anche Seul. I russi praticamente non reagiscono, perdono solo due cacciatorpedinieri che si autoaffondano. Entro a fine mese i giapponesi sbarcano la dodicesima divisione al completo, 18.000 uomini. La flotta di Togo intanto tiene la flotta russa del Pacifico bloccata a Port Arthur. Togo tenta anche di bloccare l'imboccatura del porto affondandovi alcune navi, ma i russi sventano il tentativo. Togo si è dimostrato più abile e più bravo di Stark, che infatti viene sostituito da Osipovic Makarov. Molto dinamico, aveva le idee ben chiare su quello che bisogna fare. Secondo lui la prima cosa da fare era togliere l'iniziativa sul mare ai giapponesi. Il suo motto era: se trovi una nave più debole, attacca. Se trovi una nave come la tua, attacca. Se trovi una nave più forte, attacca. Ma come al solito il viceré Alexiev non era d'accordo e voleva prudenza. Ma Makarov, fedele al suo motto, si preparò ugualmente per una battaglia decisiva con i giapponesi. Sotto il suo comando la flotta russa del Pacifico sembrò rinascere dalle sue ceneri. Purtroppo per i russi però il 13 aprile Makarov, rientrando in porto col, a bordo della corazzata Petropavlovsk, urta una mina giapponese alle 9.43 e affondi in pochi minuti, portandosi dietro con sé Makarov. La perdita di Makarov fece crollare nuovamente il morale russo. Esce di scena quindi un abile ufficiale che, vista la cattiva qualità della catena di comando russa, sarà un grave problema, verrà sostituito dal contrammiraglio Karlovic Whithoft. Port Arthur rimaneva per Togo e la sua flotta imprendibile via mare. Ma se dal punto di vista tattico questa prima fase navale della guerra può considerarsi un pareggio, dal punto di vista strategico è invece una vittoria per i giapponesi. Infatti, avevano bloccato il grosso della flotta del Pacifico russa a Port Arthur. In nord la flotta dislocata a Vladivostok era troppo debole per poter intervenire. I giapponesi ora avevano il controllo del Mar Giallo e del Mar del Giappone e potevano effettuare operazioni anfibie senza correre rischi. Il primo obiettivo dei giapponesi era prendere le penisole della Corea di Liao Tung con Port Arthur. Il piano giapponese era redatto dall'infaticabile vice capo di Stato Maggiore di Oyama. Kodama Gentaro e prevedeva di utilizzare la prima armata di Kuroki, la seconda armata di Oku e la terza armata di Noji. La prima armata di Kuroki sarebbe dovuta avanzare dal luogo dello sbarco Cemulpo in direzione del fiume Yalu, con la speranza di attirare le forze russe presenti in Manciuria. Intanto la seconda armata sarebbe sbarcata dalle parti di Pizzuo e avrebbe isolato la penisola del Yantung dal resto del continente. Infine, sarebbe sbarcata la terza armata che sarebbe occupata di prendere Port Arthur. E i russi sostanzialmente stavano a guardare, senza prendere iniziative. E in fondo era anche un comportamento logico, vista la carenza della logistica e la lentezza con cui affluivano rinforzi in Manciuria. Kuropatkin, capo, capo delle forze russe in Manciuria, aveva stilato un piano che prevedeva che sarebbero serviti sei mesi per tirare su una forza di circa 200.000 uomini per passare all'offensiva. Per questo motivo voleva, voleva evitare di impegnarsi in grandi scontri con i giapponesi. Voleva semplicemente creare una linea di difesa avanzata sullo Yalu per rallentare i giapponesi. E qua, di nuovo, il viceré Alexiev non era d'accordo e rifiutava l'idea di lasciare lo Yalu. All'inizio di aprile la prima armata si mette in moto verso il fiume Yalu e Feng Wangcheng, dove si sarebbe riunita con la seconda armata. L'armaccia del gruppo di Kuroki era molto lenta, 8 km al giorno, a causa delle piogge primaverili. Era chiaro anche che il piano di attirare fuori dalla Manciuglia i russi era fallito. I russi rimanevano passivi e Kuropaktin invia a sud il distaccamento di Mikhail Zasulich per rallentare il nemico. Kuropaktin ordina anche a Zasulich di effettuare un'azione di rallentamento dei giapponesi e di non impegnarsi in grandi battaglie. La linea di confine tra la Corea e la Manciuria è delimitata dal fiume Yalu, lungo circa 800 km. In questo periodo le piogge primaverili lo rendono molto largo, nel tratto finale dai 3 ai 5 km. Le operazioni di questa battaglia si svolsero nella zona di confluenza del fiume Yalu col fiume Ai. Per i russi lo Yalu era la barriera più logica dove opporre una prima resistenza all'avanzata nipponica. Inoltre la parte destra, quella in mani russi, presentava un dislivello medio di circa 100 metri, ottimo per la difesa. Kuropatkin, comandante in capo delle forze russe in Manciuria, manda lì il distaccamento di Zazovic, con l'ordine di rallentare i giapponesi ma non ingaggiare una grande battaglia. Le prime avanguardie della prima armata di Kuroki giungono nei pressi del villaggio di Viju il 12 di aprile, villaggio che sorgeva alla confluenza dei due fiumi. Zasolic, incredibilmente, nonostante le risordie forze giapponesi arrivate, non fa niente. Così, entro il 21 d'aprile, l'intera prima armata di Kuroki era giunta in zona indisturbata. Kuroki ordinò immediatamente di costruire le pontili per l'attraversamento del fiume, utilizzando anche materiali lasciatori dalla compagnia del legname. Se Kuroki si preoccupò di individuare le posizioni nemiche, mandò anche molti soldati travestiti da contadini a spiare i russi, Zasulic non si preoccupò minimamente di raccogliere info sull'avversario e non si preoccupò neanche di camuffare le proprie linee difensive. Zasulic decise di disporre le sue forze lungo un arco che andava da Antung a Chingkou, seguendo l'andamento dei fiumi Yalu e Ai. Aveva a disposizione la terza divisione siberiana, la Sesta Divisione e il Ventiduesimo Reggimento. Disposizione che agevolerà il piano giapponese, lasciando sguarnito il fianco sinistro della linea di difesa russa. La posizione russa era invidiabile, ma non era stata preparata adeguatamente. Trincee e postazioni non erano mimetizzate, non esisteva nessun rifugio per shrapnel. Se Zasulice non aveva nessun tipo di piano tattico con cui affrontare la battaglia, Kuroki invece aveva le idee ben chiare. Voleva che la dodicesima divisione e la divisione della Guardia guardassero lo a monte presso Sučukin, per poi dirigersi a ovest, verso Salankou e la collina della Tigre, punto chiave che controllava tutta la vallata dello Yalu. La seconda divisione, insieme alla divisione guardie, avrebbero dovuto impegnare i russi sulla linea Chiuyen-Cheng e po mentre la dodicesima divisione avrebbe aggirato il fianco sinistro dei russi. Kuroki ordinò anche all'artiglieria di mimetizzarsi e sparare solo dopo i russi, perché così facendo avrebbero rivelato le loro posizioni. L'assalto alla linea russa sarebbe iniziato il primo di maggio. Il 26 di aprile i russi individuarono i movimenti della dodicesima divisione giapponese nei pressi di Yampingo. Trusov, capo delle forze in prima linea, avvertì Zasulich che avrebbero potuto aggirare sul fianco sinistro e quindi chiese il permesso di ritirarsi su una linea più arretrata. La risposta di Zassolic fu Sua Maestà mi ha fatto membro dell'Ordine di San Giorgio e io non mi ritiro e non mandò neanche dei rinforzi. Il 29 di aprile la 12 divisione giapponese guarda lo Yalu e prende a Pingou. Per Zassolic è un bluff. E di diverso avviso è Aleksandrovich Kastalinsky, che aveva sostituito Trusov al comando delle truppe in prima linea. Era convinto che non fosse un bleffe e chiese a Zasulich di ordinare immediatamente un ripiegamento. Zasulich risponde che le truppe non si devono muovere e devono ingaggiare il nemico e difendere ad ogni costo la linea sul fiume Jalu. Pensiero che era anche del vice re Aleksiev. Così Zasulich, in contrasto con Kuropakhtin e i suoi subalterni che chiedevano prudenza e un arretramento, ordinò di accettare battaglia. E non contento, il 29 mandò allo Zar un telegramma in cui preannunciava l'imminente vittoria. La mattina del 30 di maggio, i giapponesi sloggiano i russi dalla collina della Tigre. Ora, con questo importante punto di osservazione, i giapponesi accedono la costruzione dei pontoni che li avrebbero portati sull'isola di Chukodai. I russi, vedendo i barconi pieni di ingegneri, aprono fuoco con l'artiglieria, proprio quello che voleva Kuroki. E nel giro di 15 minuti il fuoco di controartiglieria dei giapponesi mette a tacere i cannoni russi, ottenendo così la superiorità del fuoco d'artiglieria. All'alba del primo maggio scatta l'attacco. Alle 5 del mattino comincia il fuoco di sbarramento preliminare: con 20 obici pesanti e 72 cannoni della campagna. Alle 7.50 si mette in moto tutta la prima armata di Kuroki. Alle 9 del mattino, la dodicesima divisione aveva guardato la I. Il 22 reggimento siberiano di Grumov è in difficoltà e ripiega verso Chingkou. Al centro, la divisione della guardia aveva guardato. La seconda divisione invece era in difficoltà nella sua avanzata verso Chu-Liancheng. Il comandante della seconda divisione decide di spostare il centro dell'attacco sul suo fianco sinistro e riesce a scardinare le difese russe. Zasulich alle 10 riconosce la necessità di ritirarsi. I russi ora volevano organizzare una linea difensiva lungo il torrente Ontoazu. Scelta corretta, a patto, a patto che il fianco sinistro di Grumov tenesse. Ma gli stati maggiori russi ignoravano che Gromov fosse in difficoltà fin da subito, aveva abbandonato Ching Kou e si ritirava verso Liu Chia Kou. Facendo ciò, Gromov commise l'imperdonabile errore di non informare i propri superiori della sua ritirata, lasciando il lato sinistro dello schieramento russo scoperto. Verrà successivamente processato e cacciato dall'esercito si suiciderà pochi anni dopo. Ora i russi erano seriamente minacciati dal movimento concentrico della dodicesima divisione. Kuroki ordina alla divisione delle guardie di pegare a ovest e di puntare su Amatang e ordina anche alla seconda divisione di costeggiare il fiume Yalu e di puntare su Autung. Nonostante tutto però la linea russa di difesa sul fiume Ontoatsu teneva. Intanto, ma intanto la dodicesima divisione alloggiava Fanko e a questo punto Zasulidze, in preda al panico, ordina la ritirata generale verso ovest. I giapponesi prendono anche quota 570, che dominava il passaggio delle truppe russe che cercavano di sfuggire all'accerchiamento. I russi se ne rendono immediatamente conto e ordinano un attacco con due battaglioni per cercare di riprendere quota 570. L'azione non riuscirà, ma comunque riusciranno a distogliere i giapponesi dalle truppe russe in fuga. Le ultime sacche di resistenza russe si arrendono intorno alle 17:30. I giapponesi perdono 932 uomini, fra morti, feriti e dispersi, e 21 cannoni, circa il 2,5% del loro organico. I russi invece hanno a soffrire 614 morti, 1144 feriti e 526 dispersi, circa il 10% del loro organico. I russi, nonostante tenessero una linea facilmente difendibile, pagarono lo scotto di un dispiegamento delle proprie truppe completamente errato, che gli esponeva enormemente il fianco sinistro. Zasulic rimase convinto fino all'ultimo che la manovra girante della dodicesima divisione fosse un blef. Oltretutto andò contro gli ordini del suo diretto superiore Kuropaktin che gli chiedevano prudenza e di non ingaggiare una grande battaglia. La causa principale della debacle russa sul fiume Ialo fu sicuramente lo sganciamento non comunicato di Grumov sulla sinistra, che mandò in crisi l'intero schieramento difensivo russo. La battaglia sul Ialo fu uno scontro minore e non fu certo un punto di svolta del conflitto. Ma da un punto di vista psicologico fu molto importante, in quanto era la prima volta che una potenza asiatica batteva una potenza europea. Una nazione considerata inferiore, le scimmie gialle come le chiamavano i russi. Ora i giapponesi potevano sbarcare la seconda armata di Oku accusata a, a Pizuo e cercare di isolare i russi nella penisola di Autunga.